mi sono voluto fermare davanti a questo negozio di modellismo. Sì, giochi modellismo. Sta chiudendo, come in tanti altri negozi qua in zona, che erano aperti da molto tempo. Ma appunto il particolare che volevo evidenziare era proprio questo, ma andiamo a vederlo. Ecco, avvicinateci al negozio, vediamo, ultimi giorni. Vendo tutta la merce per chiusura attività. E vediamo un particolare qua, che è quello che indicavo prima, molto più importante, che indica il significato di questo video. Questo. 43esimo anno di attività. Chiude. Ecco, volevo sottolineare soprattutto il 43esimo anno di attività e oggi chiude, così come ha chiuso qualche mese fa il negozio che riprendo adesso, di oggetti sportivi, camping, moda, eccetera, eccetera. Anche lui ha iniziato quando era giovane, ora è andato in pensione insieme alla moglie, ha chiuso il negozio non trovando acquirenti. Ma anche quando i negozi aperti da 50 anni trovano acquirenti, come questa macelleria gestita da un ex comunitario, spesso chiudono dopo un anno o due. Sì, quasi come se le attività commerciali, quelle piccole soprattutto, siano in perenne difficoltà, in perenne crisi per sopravvivere. Ma capiamo ancora qualcosa di più in questo video? Sì, perché in questo video si cerca di evidenziare il lungo periodo bellissimo vissuto dagli uomini, durato 60 anni, che sta per terminare. Sì, poi se inizierà uno migliore nessuno lo sa. La cosa certa è che porterà, i negozi dimostrano che chiudendo, il periodo che appena passato è il periodo più longevo, più sicuro. Il periodo di sviluppo che ha portato il benessere, di cui abbiamo già parlato in molti video, elencando, dimostrando come quello che abbiamo vissuto negli ultimi 60 anni sia stato veramente un periodo d'oro per gli uomini, che ora, con la chiusura dei negozi e di quant'altro, sta per terminare. Sì, perché, come ho detto prima, quello che ora inizia nessuno lo sa. Se ci sarà qualcosa di nuovo o sarà la fine di quello che è stato. Sicuramente, stando alle notizie di cronaca di ogni tipo, politica e religioso, sembra che il futuro sia molto buio, un futuro che nessuno può immaginare, ma che probabilmente non ci darà più la gioia, il benessere, la ricchezza, lo sviluppo che abbiamo avuto in questi ultimi 60 anni. Quasi come se fosse stato un grande regalo fatto all'umanità, forse per fargli capire quello che avrebbero avuto se, oltre allo sviluppo economico, avessero anche portato avanti lo sviluppo nell'essere, lo sviluppo mentale, quello dei valori, dei sentimenti, degli ideali che rendono forte e meravigliosa la vita che abbiamo o avevamo. Così anche quest'altro negozio, Giopi, il modellismo, probabilmente non riaprirà mai più.